RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Ben ritrovati a 3 minuti con. Oggi siamo in compagnia di uno dei cantanti più eclettici del panorama musicale italiano. Vince la Targa Tenco, nel 90 vince Festival Bar e poi una carriera di successi, quella di Francesco Baccini. Benvenuto a Radio Montorfano. Ciao a tutti, buongiorno. Abbiamo detto cantante multiforme, ma Baccini è anche un attore in Credo in un solo padre, film che narra una doppia storia di violenze e abusi domestici, tratta dal libro che è Senza rumore di Michele Tuozzo. Penso che sia proprio per la fine dell'anno, siamo ancora nel momento della lavorazione. Si tratta di un tema che è abbastanza un tema che è di attualità, anche perché tanti anni fa certi argomenti non venivano proprio affrontati. Sicuramente sì, è un tema abbastanza forte e attualissimo. Sappiamo che la tua carriera d'attore non terminerà qui, ma che hai anche in progetto un docufilm, vero? Sui tuoi 30 anni di carriera. Un docufilm che tra l'altro è un regista che sa che ha fatto questa iniziativa per i miei 30 anni di carriera, quindi so che viene a riprendere dei miei concerti lungo questi 30 anni, che a me sembra l'altro giorno, ma sono una sorpresa anche per me. Sarà sicuramente fantastico. Noi abbiamo anche sbirciato sul tuo profilo Facebook, abbiamo visto anche delle indiscrezioni circa una tua partecipazione a un'iniziativa che è creata da Morgan. Puoi anticiparci qualcosina? È una roba strana. Morgan ha scritto questa canzone e ha pensato di chiamare una serie di cantautori, di voci che comunque hanno lasciato segno nella musica italiana negli ultimi 40 anni, e quindi vi divertirete a sentire le voci di chi partecipa a questa canzone, che uscirà proprio, tra l'altro sarà messa online gratuita. Una sorpresa insomma per tutti i fan. Nomi veramente che abbracciano 40 anni di storia della musica italiana, da Vecchioni a Caparezza. Ovviamente era impossibile incidere tutti in uno stesso posto, quindi ognuno ha inciso la propria versione, e poi abbiamo mandato i file dall'incisione Morgan che lui sta montando. Ora tu adesso sei a Los Angeles, hai detto. Sì, sto parlando, se sono le 7 del mattino, non so cosa sto dicendo, sono qui in una vacanza da lavoro, perché comunque sono delle cose che poi in seguito scoprirete. Però sappiamo anche che hai un'estate ricca di concerti anche in tutta Italia, quindi invitiamo i nostri ascoltatori a visionare il tuo sito internet, che è francescobaccini.com, certo. Dove possiamo trovare anche tutte le date. Assolutamente sì, e poi vabbè, sono sui social come tutti, Facebook, Twitter. Però abbiamo una bellissima notizia da dare a tutti i tuoi fan e a tutti i nostri ascoltatori, perché avremo l'onore di poterti ascoltare giovedì 19 luglio alle 21:30 a Iseo in piazza Garibaldi, in una delle tue date, esatto, del 30 anni in tour. Esatto, confermo, ci sono anch'io. e come dicevo prima, la data di Iseo sono anche delle riprese, quindi sarà interessante anche il pubblico, perché so che lui intervisterà il pubblico, andrà in giro con la troupe a raccogliere dichiarazioni che finiranno poi nel docufilm. Non potranno mancare i successi, poi altre canzoni che non ho una scaletta, non mi diverto, se no quindi devo improvvisare molto, e i miei musicisti secondo me sono abituati, quindi ogni sera la scaletta, diciamo, la improvviso su parte. È ancora più bello, allora ancora più vero insomma questo concerto. Se no mi diverto. Beh, giusto, quello è l'importante, insomma, divertire certo. far divertire anche il pubblico. Se ti annoi tu, difficilmente gli altri si divertono. Quindi ringraziamo Francesco Baccini per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento con il suo concerto di Iseo il 19 luglio alle 21:30, organizzato da Macramè Eventi con il patrocinio del comune di Iseo. Ricordiamo che sono aperte le prevendite nei punti vendita che trovate su www.eventimacramè.it. Grazie mille Francesco Baccini per essere stato con noi. Grazie a tutti e buona giornata e buona estate. Grazie mille anche a te. Ciao a tutti. Ciao.